Mal di printemps. Sì, maledetta primavera. È una storia in cui avevo bisogno di parlare dell'ingresso, diciamo così, della mafia dentro una città del nord Italia. Perché è presente? Perché mi andava di raccontare che questo mio paese è permeato di mafia, di 'ndrangheta e di camorra. Rocco Schiavone quindi affronta questo problema, questa malavita organizzata che è terrificante, che è il cancro del mio paese, e certamente con le sue armi e con i suoi modi di fare, che sono sempre quelli di Rocco Schiavone. È un libro che mi è scoppiato in mano, nel senso che da questo libro io ho cominciato a perdere il controllo della serialità intesa come un libro chiuso in se stesso. Qui dal terzo libro si comincia ad aprire una sorta di romanzo di Schiavone più grande, che comprende più libri. Infatti questo libro è legato al prossimo, il prossimo è legato a quello dopo. Insomma, ho perso la capacità di chiudere una storia all'interno di un romanzo. È come se fosse esplosa una specie di bomba che non ho controllato. Quindi da una parte è un errore, però dall'altra sono contento perché il libro seriale, inteso come libro aperto e chiuso nello stesso episodio, era un modo di raccontare che mi stancava. Quindi sono contento, questo è stato un libro importante proprio per questo motivo. Ha cambiato, insomma, il mio modo di narrare la storia. Ed è un libro a cui sono molto affezionato perché ho passato un po' di guai in Italia con questo libro, quindi quando uno passa un po' di guai va tutto bene, mi fa felice. Evidentemente c'era qualcosa che ho detto che ha dato non fastidio, però insomma a qualcuno sì. E allora sono molto contento, è un libro a cui sono molto affezionato. Maledetta primavera, che in italiano non è stagione, è stato un po' la sorpresa del, parlo dei lettori italiani ovviamente, nel vedere affermato il personaggio, ma vedere anche il personaggio virare verso delle note un pochino più dolorose, un pochino più nere, non più così surrealisticamente comico come era nei primi due libri.